Però fu trovato morto, assassinato, pugnalato alla schiena. Le indagini della polizia dell'epoca stabilirono che lui, ferito, si avvicinò al custodio del violino, prese il violino in mano e stirò stringendo questo strumento. Il cadavere pare sia stato trovato soltanto 2 mesi dopo la morte e l'impronta che stringeva lo strumento è rimasta.